Francesco Cata, allenatore dei giovanissimi della Puglia Forti, oggi sconfitti 3-1 in questa gara di andata contro la Monserrato. Insomma, primo tempo un po' regalato, possiamo dire. Nel secondo tempo la squadra ha cercato di fare quello che sa fare, giocare la palla a terra, e ha messo anche in difficoltà la Monserrato. È stata una bella partita, molto combattuta da tutte e due le squadre. Valutazione che dobbiamo fare non è quella relativa al risultato, ma pensare che i ragazzi stanno facendo un percorso di crescita secondo me corretto. Per il risultato finale vedremo al ritorno a Sassari. Ecco. Ma cosa hai detto ai ragazzi alla fine del primo tempo? Abbiamo visto che sono entrati in campo con un altro piglio, no? I primi 5 minuti avete avuto due palle gol buone. Sai, l'aspetto emotivo e cognitivo soprattutto è importante. I ragazzi forse hanno sentito un po' la partita, ricordiamo che i nostri sono abbastanza piccoli, nel senso che sono quasi tutti al primo anno. Forse avranno un po' di timore. Ci sta, insomma, anche a questa età, certo. Per chiudere, come preparerete questa gara di ritorno? Insomma, adesso bisogna vincere con due gol di scarto, però la squadra ha i numeri per farcela. La squadra ha i numeri, abbiamo anche qualità, puntare sull'entusiasmo, la volontà di giocare, di divertirsi. Sicuramente scaricare le energie negative in altro modo. Ecco. Certo. I ragazzi prenderanno coscienza, che sono sicuro che saranno più liberi. Quello che succede tutte le volte che andiamo a fare i tornei. Certo. Toppiamo la prima gara e poi magari alla fine usciamo, sai, se non sbagliavamo la prima magari, però ripeto, le valutazioni non cambiano, i ragazzi hanno fatto una bella stagione, sono contento. Certo. Sono esperienze anche queste, come si dice. Sì, no? Ma poi chiedere maturità a una squadra di ragazzini è... Certo, certo. Secondo me è un po' eccessivo. Penso, non ti ringraziamo. Complimenti agli avversari comunque, a scendere. Noi ti ringraziamo e ti facciamo un grande in bocca al lupo per la gara di ritorno a Sassari. E complimenti comunque per il lavoro che hai fatto anche quest'anno con i giovanissimi della Puglia Forti.